L'epilessia è una condizione estremamente complessa, eterogenea dal punto di vista eziologico, il che vuol dire che la stessa malattia può essere causata da diverse condizioni. Vi sono delle forme chiaramente genetiche e altre forme invece non genetiche. Qui al Gaslini, in particolare in collaborazione con il laboratorio di neurogenetica, ci occupiamo di investigare le principali cause genetiche di molte forme di epilessia. Questo ha un importante impatto clinico sul paziente perché permette alle famiglie di venire a capo di un percorso diagnostico spesso molto complicato. C'è anche un'implicazione pratica sul counseling genetico, quindi sulle possibili scenari futuri di gravidanza per la famiglia. C'è poi un argomento molto importante che è quello della medicina personalizzata o di precisione, ovvero cercare di fornire la giusta terapia al paziente specifico. Questo è molto importante perché se conosciamo la condizione che determina l'epilessia in un bambino, come per esempio il deficit di GLUT1, del trasportatore del glucosio, possiamo utilizzare la dieta chetogena come terapia d'elezione. In altre situazioni possiamo invece decidere la terapia migliore sulla base del dato genetico e quindi delle informazioni che abbiamo ricevuto in merito alla diagnostica genetica. In tal senso la collaborazione con il laboratorio di neurogenetica assolutamente fattiva è molto importante. Possiamo in collaborazione con i genetisti pianificare, una volta valutato clinicamente il paziente, qual è l'indagine genetica migliore e più efficace. Presso il laboratorio di neurogenetica dell'Istituto Gaslini ci occupiamo principalmente di cercare le cause genetiche delle diverse forme dell'epilessia del bambino. È un lavoro che da una parte ci vede coinvolti nella ricerca di cause note, quindi che già conosciamo, quindi un'attività diagnostica di terzo livello, in particolare nel campo delle forme più gravi, le encefalopatie epilettiche, dove riusciamo a fare diagnosi con le moderne tecnologie circa nel 30% dei casi, e dall'altro cerchiamo di avviare dei progetti di ricerca per ricercare le cause genetiche di quelle forme di cui invece non conosciamo le cause. Certamente in questi anni le nuove tecnologie della genomica hanno rivoluzionato questo campo. Oggi sappiamo sequenziare il DNA nella sua interezza, quindi abbiamo la possibilità di sequenziare il genoma di ogni individuo e quindi si sono aperte delle enormi possibilità. Certamente la nostra attività di ricerca non si svolge solo all'interno delle mura del Gaslini, ma in stretta collaborazione con altri centri internazionali. Siamo quindi coinvolti in grandi progetti europei e mondiali che stanno proprio sforzando nel ricercare le cause genetiche delle diverse forme di epilessia. Nei prossimi anni ci aspettiamo di poter portare davvero al paziente tutte queste innovazioni e poter effettivamente arrivare alla diagnosi di tutte le forme genetiche e soprattutto portare nuove terapie personalizzate al bambino.